1989-90. La beffa questa volta non si compie. Il Milan rimonta sul Napoli in fuga, ma Maradona e compagni non mollano. Riprendono il cammino e riescono nuovamente a superare i rossoneri. In un finale pieno di strascichi polemici, tra vittorie a tavolino contestate e accuse di mancanza di sportività per non sapere accettare sconfitte impreviste. Battere il Milan, pareggiare a Roma e battere l'Inter significa tantissimo. Contro Berlusconi, io sono a favore del Napoli. Quanto è bello il primo scudetto, il secondo è più bello ancora. Così cantano i napoletani nei giorni della vittoria, adattando un celebre motivo che parla d'amore. E così, per l'ennesima volta, una città sembra sul punto di esplodere e i suoi abitanti immaginano scendere dal Vesuvio lava tricolore. Nulla è cambiato rispetto al primo giorno. Il primo amore, come si dice qui a Napoli, non si scorda mai. Questa città i re li fa e li disfa una continuazione. Ai napoletani piace distruggere i loro re. Invece no, i napoletani Maradona non lo hanno distrutto, che vuol dire che non hanno considerato un loro re, lo hanno considerato un loro fratello, non hanno considerato un napoletano. Io, l'Italia mia è Napoli. Questo io ho sempre giocato per i bambini poveri, per i bambini di strada, che ci sono tantissimi a Napoli. Dico, Maradona ha fatto sempre del bene, e infatti mi ricordo ogni Natale andavo dai bambini poveri a Pompei e lui spendeva sui 50-60 milioni alla volta per aiutare questi bambini, che è molto importante, lui ci teneva moltissimo a queste cose. Senza farlo sapere. Ma non l'ha mai fatto sapere, questo è importante. Io ritengo che Maradona sia una cosa indimenticabile per Napoli, ma voglio dire indimenticabile anche per me, a parte le arrabbiature, ma... Il carattere di Maradona era quello portato a giocare nel senso bello della parola, cioè diciamo era un carattere un po' particolare, ribelle sì, ma giocherellone, al quale piaceva scherzare sempre e comunque, quindi direi tutto sommato l'ambiente di Napoli era quello ideale, perché l'ambiente di Napoli è un ambiente in cui
si riesce a giocare ma al tempo stesso a fare le cose seriamente. Che ha sofferto e soffre fisicamente, indubbiamente per le caratteristiche che ha proprio nel fisico e soprattutto per tutte le botte che ha preso durante la sua attività, perché per controllare Maradona c'era solo un sistema, quello di abbatterlo, adesso si parla in gergo calcistico ovviamente. Quindi lui effettivamente stava male, soltanto era tanto la capacità di soffrire in Maradona, e questo è il punto che è difficilmente spiegabile, perché il Maradona era difficile portarlo in campo, ma quando era in campo era difficile riportarlo via, e soprattutto quando sta in campo lui vorrebbe vincere anche se gioca a dama, quindi è un giocatore, è un soggetto tutto particolare, di difficile collocazione prima, ma quando è collocato direi non esiste l'uguale. La vigilia di una partita di Coppa dei Campioni, una delle ultime, con Vitesse di Dosa, il campione d'Ungheria, Maradona stava malissimo, aveva un dolore alla schiena, vecchio problema che riemergeva di tanto in tanto, una malformazione congenita che gli procurava questo problema, e alla vigilia era in condizioni penose. Non era in condizioni nemmeno di camminare. Quasi come un vecchietto. Un vecchietto, un settantenne. Io lo ricordo per due allenamenti consecutivi, due giorni consecutivi, alla sera, alla vigilia della partita, intorno a mezzanotte, rientrando in albergo, incontrai il suo preparatore fisico Signorini, che era in compagnia del professor Oliva, uno specialista argentino che opera e vive a Milano da qualche anno. Oliva, convocato di proposito, venne giù e sistemò Maradona. Maradona giocò, fece due gol, uno tra l'altro in sforbiciata, e io mi misi sull'attenti e su quella pacella segnai un bel 10. Dopo Italia 90, con le sue feroci polemiche e gli ingenerosi fischi dell'Olimpico durante la finale, Diego Armando Maradona gioca nel Napoli, un campionato a mezzo servizio. Qualche gol su rigore, qualche sprazzo di classe pura, ma ormai di lui si parla più per tutte le volte che non scende in campo o che minaccia di farlo. È la fine di un ciclo di successi senza pari nella storia della compagine con la maglia azzurra. E penso che dopo di questo campionato sicuramente andrò via del calcio, non solo del Napoli. Marzo 1991. Nella partita contro il Bari, Maradona risulterà positivo all'antidoping. Finirà lì la sua storia di calciatore e ne inizierà una fatta di squalifiche, fuga in Argentina, arresto per droga, scarcerazione e polemiche a non finire. Anche un campione, un campionissimo, un genio di uno sport, in questo caso il genio del pallone, può avere dei problemi esistenziali. C'è chi fuma come me, per esempio, e c'è chi ha bisogno di altre distrazioni per calmare certe nevrosi, per sentirsi più vivo, e magari si fa del male. D'altronde, essendo poi il più grande calciatore,
vivendo in una città come Napoli, che veramente dal punto di vista espansivo è eccezionale, perché ti ricopre di calore, c'è una squadra che amano tutti i tifosi, è una città che io ricordo ancora con tanto amore. Per lui era difficile uscire durante la giornata, era soffocato da questo calore e sopperiva a questo uscendo di notte. Certo che poi di notte, secondo me, è stato suo grande errore, di notte tutte o quasi tutte le sere si fanno poi degli incontri che se no non si dovrebbero fare. Tale era il giocatore, e cioè fuori dal normale, tale era l'uomo fuori dal normale, cioè difficilmente controllabile. Era un fuoriclasse in tutti i sensi, e mentre in campo era difficile per i giocatori avversari, fuori dal campo era difficile per noi poterlo controllare. Io racconto solo un episodio. Dovevamo giocare con una mia squadra dove gioco io da amatore, una sciocchezza però per far capire il personaggio. E lui mi aveva già detto di sì, e quando a un certo punto è successo che lui è dovuto proprio scappare dall'Italia, il sabato, prima di andare via, di prendere l'aereo dall'aeroporto di Roma, mi chiamò e mi ha detto: guarda, devo andare via, ti spiegherò poi i motivi, però ti devo una partita. Beh, questa è una cosa che nessun altro al mondo avrebbe fatto. Però te la deve ancora? Te la deve, ancora, perché non è potuto più... Non è più tornato in Italia, ma sicuramente rispetterà quello che mi ha detto quel giorno.